nel momento in cui mi è stata data la possibilità di fare questo Dylan, la sceneggiatura l'ho dovuta rileggere un po' di volte, perché appunto quando mettevo a fuoco che era il Dylan da dover fare, un po' il lettore che era in me non era mai contento dei risultati. La cosa bella, col senno di poi, ma che mi terrorizzava proprio nel momento in cui ho letto la sceneggiatura, è che il Dylan doveva essere un Dylan in un'epoca diversa, con un look che comunque richiamasse l'epoca, che era il 1800, quindi doveva essere un dandy, e il design un po' del personaggio è stato un po' ristudiato, quindi la pettinata doveva essere un po' differente, il look dell'abbigliamento doveva richiamare ovviamente il classico rosso e nero tra la camicia e la giacca, ma allo stesso tempo doveva avere il doppio petto, per essere un po' un dandy di una volta. Insomma, ho dovuto fare un po' di cambiamenti al personaggio, che mi hanno reso ancora un po' più difficile la cosa, perché nel momento in cui si va a disegnare un personaggio e si cambia soprattutto la pettinata in un personaggio soprattutto come Dylan, anche se il viso ci assomiglia, nel momento in cui cambi quello non sembra più lui. Quindi cercare una pettinata che non andasse un po' troppo a cambiare il viso, ma che fosse allo stesso tempo un richiamo dandy. Insomma, diciamo che ci sono state delle procedure che vanno oltre il fatto che fosse Dylan. Tutto assieme mi ha reso un po' difficile l'approccio. Passato quello, un po' come sparacchio, un po' come cose che in redazione mi chiedevano di cambiare, giustamente, dopo siamo partiti. Da lì siamo stati molto contenti, cioè io sono stato molto contento di come si è proseguito tutto il lavoro sulle pagine, e sono anche contento dal punto di vista di quello che è l'impostazione delle tavole in sé, perché ci abbiamo dato un taglio volutamente un po' americano in alcune quadrature, e il risultato io personalmente sono molto contento, soprattutto per essere il mio primo Dylan. Poi vedremo se ci sarà la possibilità di fare un Dylan serie regolare in bianco e nero. Vedremo. All'inizio sono partito appunto svariati anni fa lavorando per la DC, non per Marvel. In realtà in Marvel avevo fatto solo un piccolo lavoretto. I primi 9-10 anni diciamo che li ho lavorati praticamente solo in DC Comics, ed è stato ovviamente emozionante iniziare a lavorare con loro, anche perché era la prima volta che lavoravo per il mercato americano. Dopodiché ho deciso di prendermi una pausa, perché nel frattempo ho deciso di sposarmi, di fare dei figli, e avevo capito che sviluppare 20 pagine al mese come consegna, perché quello lì è lo standard americano, con gli impegni di vita quotidiana diventava quasi impossibile. E di conseguenza ho chiesto un periodo di pausa. Questo periodo di pausa è stato tipo di 4 anni. Quasi 2 annetti fa mi sono fermato un attimo e ho detto ok, adesso è il momento di ripartire. Sono ripartito appunto con Daredevil, e partire con Daredevil diciamo che è stato una cosa che mi ha destabilizzato, perché oltretutto è uno dei miei personaggi preferiti, e soprattutto, come hai detto tu, sapendo quanti professionisti di un certo calibro sono passati su quel personaggio, è stato un qualcosa che ha reso l'approccio con questo personaggio ancora più complicato. Poi la ciliegina sulla torta è stato quando mi hanno detto che sarebbe stato un rilancio, quindi un numero uno del nuovo rilancio del personaggio. Quindi mi sono preso, giuro, una settimana di tempo per mettere a fuoco tutta questa cosa qua, e da lì ho fatto varie prove sul personaggio, e poi niente, ho fatto finta che non fosse Daredevil e ho cercato di approcciarmi nel miglior modo possibile che potessi fare. Da lì il risultato è stato soddisfacente anche per il direttore, e editore, eccetera, e da lì sono partito e adesso lavoro fisso anche per Marvel con varie testate, eccetera. La differenza per me è soprattutto nelle tempistiche di lavorazione, cioè sono più dilatate, anche se ovviamente sono più dilatate non perché la qualità è differente dall'americano, ma semplicemente perché di solito questi sono lavori che hanno un'autoconclusione, quindi sono volumi unici con una quantità di tavole molto più ampia di un volume americano da mensile, e la differenza sta
parlo per lo specifico appunto di questo progetto, nella quantità di cose da disegnare all'interno della storia, quindi un sacco di ricerca prima di mettere a lavorare, durante tutto il percorso tavola per tavola, che non è legato solo al personaggio in sé, ma proprio una struttura narrativa, ambientazioni, personaggi. Soprattutto questo qua è un lavoro dove c'è non solo un personaggio, ma è proprio un gruppo di personaggi da dover seguire. Quindi la differenza è soprattutto nella quantità di roba che c'è da disegnare all'interno di ogni pagina. Poi molte volte il mercato francese ti porta ad avere più vignette a ogni pagina, quindi cambia completamente lo sviluppo della tavola in sé. Tutta un'altra cosa, soprattutto essendo il mio primo lavoro da solo per il mercato francese, ma non il mio primo lavoro per la Francia, mi sono dovuto ristudiare un po' la narrazione delle inquadrature, dell'impostazione della tavola, e quindi insomma mi ha preso più tempo nel ripensare mentalmente all'approccio tra la tavola e la sceneggiatura. Are